Parte la strada che era praticamente uno sconquasso totale, abbiamo trovato un metro di sabbia, siamo caduti tutti, per fortuna nessuno si è fatto male visto la velocità che era per forza molto molto bassa, ma abbiamo messo a dura prova tutti quanti i nostri mezzi. La polvere sta rovinando praticamente tutto, anche i caschi fanno fatica, come vedete, ad aprirsi. Speriamo oggi la strada sia un pochettino meglio. Stavo guardando la mappa per sperare, incrociando le dita, di arrivare quanto più presto possibile a Gaundéré, dove non incontreremo più pista e sarà tutto asfalto. Coperti di polvere rossa dalla testa ai piedi, ci rimettiamo in marcia seguendo la rotta tracciata dal GPS. Con il passare dei chilometri le strade si fanno sempre più impervie. Attraversiamo ponti sospesi su vecchie assi di legno e ci fermiamo lungo la strada a salutare gli abitanti di sperduti villaggi, incuriositi dall'inconsueta carovana motorizzata. Raggiunta Gaundéré, è tempo di lavare le moto e dare una pulita ai filtri dell'aria. È meglio preparare i mezzi ad affrontare nuove possibili piste africane. Guidare la moto al tramonto è sempre un'emozione indelebile, soprattutto qui in Africa. È un'emozione anche campeggiare dove capita, anche quando la sosta è imposta da un guasto al furgone. Non resta che montare le tende e improvvisare la cena a lume di torcia. Non ci accorgiamo del villaggio di Waka, che al mattino un abitante ci mostra con orgoglio. Osserviamo così come piantare nei campi aridi alcuni tuberi, o come lavare i vestiti con un solo secchio d'acqua per poi lasciarli stesi a terra ad asciugare. E mentre i più piccoli giocano tra di loro, gli uomini ci fanno vedere come si realizza una capanna con maestria artigianale di tutto rispetto. Ma la strada è ancora lunga e la Nigeria ci aspetta. Per motivi di sicurezza, al confine con la Nigeria ci viene assegnata una scorta armata dall'Interpol. Durante le nostre soste, anche in luoghi disabitati, militari armati scendono dalle loro jeep disponendosi a cerchio intorno alle moto perché nessuno si avvicini. In Niger la storia si ripete e dopo l'incontro al comando di polizia veniamo nuovamente scortati lungo il paese fino al nuovo confine. Dopo un breve controllo dei documenti siamo finalmente pronti per oltrepassare l'ennesima frontiera e portare le ruote sulle strade di uno dei paesi più poveri al mondo, il Burkina Faso. Thank you.